amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Stiamo girando qui presso i vivai Buffa una bella playlist tutta dedicata alle peonie, e la peonia che vedete qui di fianco a me, che è appena stata cavata dalla terra, l'abbiamo appena tirata fuori, è pronta per essere divisa, per essere moltiplicata. Adesso Giovanni ci farà proprio vedere questa operazione, che è l'operazione proprio che ci permette di avere più piante. Andiamo a vedere come fa. Bene, allora Giovanni, la prima cosa da fare qual è? La prima cosa da fare è mettersi in un posto dove si possa tranquillamente sporcare. Perciò andiamo in un posto dove sporcare, perché dobbiamo lavarla. Dobbiamo lavare la pianta con un getto d'acqua un po' potente, in modo da togliere tutta la terra, perché sennò non vediamo cosa dobbiamo fare col coltello. Ah, ho capito. Quindi adesso andiamo a vedere, abbiamo messo qui la nostra peonia da dividere. Andiamo, ecco, con un getto d'acqua. Vediamo la terra. Ah, guardate che sistema, anche abbastanza veloce. Sì, è velocissimo. Ma le gemme non si rovinano? No, assolutamente. Le peonie sono piante poi molto resistenti. A questa stagione si può fare qualsiasi cosa. Cioè, il momento giusto, adesso novembre, è un buon momento, sì, per fare questo. Da settembre a novembre nel prato è un buon momento. Bene, allora adesso abbiamo pulito perfettamente la nostra peonia. Cosa si fa a questo punto, Giovanni? Allora, a questo punto ci si mette un paio di guanti molto robusti, di gomma, perché andiamo a lavorare con un coltello e c'è il rischio di tagliarsi. Bene, perciò... Per questo mi raccomando. Poi si prende un comunissimo Opinel con un altro coltello che preferite. Bene, a questo punto ci siamo muniti dei guanti, prendiamo la peonia e andiamo a tagliarla. Dove si vanno a tagliare, allora, Giovanni? Dobbiamo cercare di seguire il più possibile le naturali divisioni delle radici, per cui adesso taglieremo qui, faccio segno col coltello. Ok. In modo da prendere tutto questo gruppo di gemme e questo gruppo di radici. Cioè praticamente cerchiamo di seguire un po' già quello che... Un po' già quello che la natura ci fa vedere, diciamo. Per cui cominciamo a tagliare, sempre facendo attenzione a non tagliarsi. Ecco. Poi magari si fa leva col coltello, come ho fatto adesso, e si stacca... Guardate questa divisione. Questa qui è una divisione molto grossa, eventualmente si può ancora dividerla. Forse dividerla in due, ma conviene lasciarla così. È molto bella come pianta. Ecco, adesso noi la puliamo un pochettino dalle parti che sono rimaste inutili, in modo da rendere i tagli più possibile. Ecco, questi lisci. Tagli non gli fanno male alla pianta, no? No, assolutamente. Si cicatrizza? Sì, si cicatrizza dopo poco tempo. Volendo si può disinfettare il taglio. Con che cosa? Ma un sistema molto semplice che si può fare anche in casa è con del semplice ipoclorito, quindi la conegrina. Conegrina, quella che vendono per la biancheria, è al 5% di cloro, per cui si fa una soluzione allo 0,5% di cloro, quindi bisogna diluirla 10 volte in pratica. Ok. Quindi un litro di conegrina per 10 litri d'acqua. Ok, e con questa soluzione si può disinfettare? Con questa soluzione si immerge la pianta completamente in una bacinella contenente questa conegrina, si lascia 10 minuti, un quarto d'ora, e poi la si sciacqua molto bene in acqua. Bene. Oppure con del solfato di rame, con del verde rame, con un dito lo si passa sulle parti. E questo serve a disinfettare? E questo serve a disinfettare. Non è necessario in genere fare questa cosa, è uno scrupolo in più. Ok, a questo punto la radice è pronta così. A questo punto sì, abbiamo ancora da dividere varie... Facciamone un'altra parte. Facciamone un'altra parte, qua c'è una radice che si rompe. Si toglie. Che togliamo via. Ecco.
Ecco, qui abbiamo ancora una bella divisione, tagliando qua avremo questo gruppo di gemme con questo gruppo di radici. Insomma, bisogna guardargli addosso un attimino, bisogna guardarla bene negli occhi, in modo da non cercare di non mettere, perché certe volte si fa l'errore, si taglia semplicemente a metà e tutte le gemme vanno da una parte, tutte le radici dall'altra, quindi ci troviamo una pianta rovinata. Ok. Allora, noi adesso taglieremo di nuovo, ecco, e qui avremo un'altra bella divisione. Che bella, anche questa che è venuta. Anche questa la puliamo, in modo che i tagli siano più netti possibile. Poi ho visto che hai tagliato via anche le radici, quelle... Sì, io taglio via sempre le punte. Questo un po' per stimolare la pianta a mettere delle radici nuove e un po' perché le punte possono contenere, in genere se ci sono dei parassiti nel terreno cominciano dalle punte, quindi le eliminiamo. Ecco, tanto le radici nuove, come potete vedere, si vede benissimo qua, partono sempre vicino, quasi sempre vicino alle gemme. Queste qui sono, questa qui è la stagione migliore per dividere le peonie, anche perché loro in questa stagione cominciano a mettere le radici nuove. Ho capito. E lo fanno durante tutto l'inverno. Bene, a questo punto noi abbiamo ottenuto diverse piante dalla pianta, chiamiamola madre in questo caso. Sì, abbiamo ottenuto tre belle divisioni, ce n'è ancora un po' da dividere qua, non starei a dilungare. No. Adesso abbiamo visto perfettamente insieme a Giovanni come fare ad ottenere appunto più piante da una grossa pianta. Se questo video l'avete ritenuto utile per voi e per gli altri, come sempre mettete un bel pollice all'insù e mi raccomando di condividerlo nei social. Ciao e alla prossima!